tutta questa storia, ripeto, ricordo poco, ma ricordo, forse le cose più importanti e che molti non si ricordano. Ricordo il bruciore del naso come se fosse ieri, ricordo la sensazione di chiusura in casa, perché ricordo l'estate con le finestre chiuse per il caldo soffocante. E non poter aprire perché sennò rischiavi, non sapevi cosa stavi inalando. Ricordo i miei genitori, ricordo le proteste, ricordo l'occupazione, ricordo distintamente mio papà che mi teneva per mano per le piazze a manifestare, ricordo che eravamo sempre gli stessi, però sembra che le cose stiano cambiando. Questi sono i miei ricordi da bambina, da oggi trentenne. Più di questo non so cosa dirvi. Posso dirvi che dovremmo darci una svegliata perché io oggi ho 30 anni, ho questi ricordi e oggi a 30 anni sto riflettendo seriamente che se resto in questo paese non so se voglio avere figli, perché non so, innanzitutto, visto che io sono cresciuta, praticamente sono stata concepita, in un clima inquinato, perché mia mamma già quando era incinta respirava quest'aria, non so se i miei figli saranno sani. Non so, visto le ultime cose che stanno succedendo, se potranno quantomeno neanche lavarsi nell'acqua che abbiamo nelle case o andare al mare in cui noi siamo cresciuti. Più di questo non so cosa dirvi. Vi posso dire che dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo continuare a manifestare, dobbiamo continuare a fare il possibile, non più tanto per noi, ma per quelli che verranno, che sono i nostri figli.